trasmissione di Non Solo Politica, una trasmissione un po' particolare, una trasmissione che andrà in onda anche il 5 agosto, adesso vi diremo il perché. Correva l'anno 358, un patrizio romano, un certo Giovanni, ebbe in sogno la Madonna che gli diceva: domani, parliamo del 4 agosto di notte, quindi domani, cioè il 5 agosto, dovrei andare in giro e vedere un colle a Roma dove ha nevicato. Vi ripeto, parliamo del 5 agosto del 358 avanti Cristo, dopo Cristo, scusate. Il giorno dopo andò dal Papa e gli disse: guardi, Santità, io ho fatto questo sogno. Il Papa ha detto: beh, il sogno l'ho fatto pure io. Mandiamo in giro dei sacerdoti, delle persone, vediamo dov'è che c'è stata questa nevicata. La nevicata c'era stata sull'Esquilino. Chiaramente un miracolo, perché normalmente a Roma il 5 agosto non nevica. E il Papa ha stabilito di edificare lì una grande chiesa, così come era stato richiesto dalla Madonna. Ho detto bene, ne parliamo con l'architetto Cesare Esposito, l'ideatore di quella che poi sarà la nevicata a Roma. Architetto, ho detto bene questa storia? È stato bravissimo, perché ha raccontato bene questa storia, dove la Madonna ha chiesto una casa tutta per sé durante la neve, cioè nella nevicata. E uno dei sette colli, lei ha scelto l'Esquilino. Certo. E l'Esquilino è uno dei colli più verso le stelle, dove il miracolo è più vicino all'umanità e al popolo di Roma, che vuole molto bene alla Madonna, perché ha concesso a lei la casa che ha voluto. E lì, in questa chiesa basilica, che è bellissima. Si è chiamata all'inizio chiesa Madonna della Neve, sì. Poi pian piano oggi si chiama Santa Maria Maggiore. E c'è una delle basiliche papali, ed è importantissima. Non dimentichiamoci che il Papa attuale, Francesco, sì, appena eletto, il giorno dopo già si è recato a Santa Maria Maggiore a pregare, sì, davanti alla Madonna. Quindi è vero. Ma io quest'anno al Sommo Pontefice il miracolo della neve, a lui e al creato, Laudato Si, perché questo grande personaggio che è il Papa è di una generosità. E lui entra nella chiesa, si illumina tutto, certo, perché la forza sua dell'amore verso che dà la gente, fa germogliare tutto. Possiamo vedere intanto, mentre ero qui, Archetto, possiamo vedere intanto nel frattempo il manifesto di miracolo a Roma. Cioè, eccolo qua. No, esatto. Sì. Questo è il manifesto che l'architetto Esposito, sì, e che l'ho inventato proprio in occasione. Quanti, sì, anni sono? Sono 37 anni che lo faccio. E viene sempre la gente da tutte le parti del mondo e sono tutti attaccati a questa tradizione, perché è popolare, è vicino al popolo. Certo. E poi mette allegria. La neve quando si fa? La neve si fa a mezzanotte. Aspettiamo. Però a mezzanotte si aspetta, mi sembra, in compagnia, canti. Sì, c'è, diciamo, tutta una scenografia dove la luce fa ruotare i marmi della facciata di Ferdinando Fuga. E le luci poi intervengono nel sonoro e danno una grande volontà di spazio stellare al movimento. La gente è coinvolta, perché ognuno di noi vuole sapere come è fatto questa terza dimensione dello spettacolo, e avvicina al cuore delle persone. Poi ci sono effetti speciali, musiche che... Quindi diciamo l'appuntamento è verso le 9:30 sì, di sera del 5 agosto, e poi a mezzanotte c'è la grande... Alle 9 vengono le autorità, deve venire anche lei, ci sarà il nostro altro ospite, che non vi ho ancora presentato, il presidente Benito Corradini, presidente dell'Accademia Internazionale della Sponda, che anche lui fa parte di questo, come dire, di questa organizzazione, di questa nevicata. Promozione, della promozione, perché è, la promozione di questa è una cosa culturale, oltre, sì, che religiosa, proprio perché... Oh, una cosa, normalmente nei piccoli centri, soprattutto al sud, io per esperienza diretta posso parlare di Amalfi, posso parlare di Maddaloni, ma tutti i piccoli centri, soprattutto al sud, ma anche al nord, hanno un santo particolare. E Roma, va bene, sono 3 milioni di abitanti, siamo 15 circoscrizioni, quindi voglio dire, una tanta coesione come in un piccolo centro non c'è. Come mai? Quindi la nevicata a Roma potrebbe essere un evento deve. Che coagula, dobbiamo, perché la festa dei 90, la festa dei 90 è una festa, l'anno è, no, e poi là è una festa laica. Mi sembra. Dottore, lo sai che io dopo 3 secoli ho riportato la Madonna Fiumarola sull'acqua, sul fiume, perché loro prima la portavano sul greto, pure quella è bellissima come tradizione. Però è chiaro che la neve unisce, c'è il miracolo italico. Ah, ecco, la nevicata a Roma, ci stanno facendo vedere la regia,
in maniera molto simpatica ci sta mostrando le immagini. Il video, sì. Sono bravissimi questi ragazzi della regia, hai visto come sono attenti? Sono bravi. Mi diceva l'architetto, mi chiedo scusa, intanto parlavo con Benito, sì. Presidente. Quindi Roma, diciamo che questa potrebbe essere la festa... Una delle iniziative forse per coagulare... che il popolo sia protagonista sulla città e non solo alla messa, alle cose... Perché poi in realtà San Pietro del Paolo, quindi 29 giugno, sì. Non è che si svolgono feste ma particolari... Ma neanche più San Giovanni del 24 giugno, era anche San Giovanni un po' scemata. Invece questa festa del miracolo della Madonna, della Madonna della Neve potrebbe... riaccorpare la gente, risentirsi unita, è emozionante. Poi fatta di sera, sia gli anziani che i giovani, insomma, stanno vicini e diventa una perché cosa... Perché è fiabesco, ma a San Pietro e Paolo io ho fatto di fuochi d'artifici in musica al Castel Sant'Angelo. È bello. È una teoria di fuochi. Architetto, però non è l'unica volta in cui cade qualcosa dal cielo il 5 di agosto, perché a mezzogiorno nella chiesa... Che succede? Che succede? Dal soffitto scendono dei fiori bianchi e danno la forza e la dimensione della spiritualità. E la gente si commuove perché è inaspettato questa cosa, è teatrale. Io sono testimone perché anch'io tanti anni fa ci sono andato con la mia mamma, che era molto appassionata di queste cose, e ho visto a un certo punto che hanno tolto dal soffitto, si è aperto un barco, un cassettone ed è scende giù. Una grande... È scenografico, insomma, colpisce il cuore. È bello. Quindi allora, a mezzogiorno, chi va in chiesa può vedere questa discesa di petali dal cielo. Sì. Invece a mezzanotte, cioè, anzi partendo dalle 9, 10, così noi, in piazza, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ci sono occhi di neve, come si fanno? Con qualche macchina cinematografica? Sono delle macchine speciali che fabbricano la neve e la diffondono nello spazio architettonico della piazza, insieme alla luce. Quello che è importante è poi la musica, perché la neve scende con l'Ave Maria, con il sogno di Papa Liberio, con la fondazione della rigenerazione della struttura storica. Come mai lei è venuta questa idea? Guardi, se glielo dico, gli posso dire una cosa. Quanti anni fa? 30? Lo Spirito Santo è stato che me l'ha suggerito, perché questo me l'hanno fatto. Io non voglio essere presuntuoso. Stiamo vedendo il soffitto della chiesa, perché poi viene una di quelle parti, viene tolta e scende sotto la neve, la petali di rosa. Mi diceva l'architetto, che lo scusa se l'ho interrotta. No, è che sono ispirato da bambino. Io vengo da una famiglia di 11 figli dove sono nati a Rione Monti e mia mamma mi portava sugli orti di Cesare al Palatino e là c'erano tutti i prodigi. E io guardavo, già ero bambino, e vedevo gli alberi che facevano scendere queste petali bianche e dicevo, mamma, ma sta nevicando, ma era il mese di agosto. E da lì poi ho fatto il liceo, l'accademia, sono portato per questo. Poi mi sono inventato tante teorie sulla luce e pensando pure che nella piazza c'è l'ottava colonna di Massenzio con la Madonna e col Bambino, che è bellissima, che quest'anno farò restaurare, perché è una delle opere più belle che ci sono al mondo, perché è rimasta questa colonna, è messa sulla piazza e ha una forza enorme. Cioè la gente la vede lì, è il faro della speranza del nostro cielo, perché l'umanità ha bisogno di amore, no? Poi in questo momento così difficile. Allora io come artista mi porto sempre appresso i colori e le do, perché così la gente è più allegra. E loro però la vogliono far funzionare, questo funziona con l'acqua, cioè perché l'acqua è architettura, allora mi diverto. E il fatto del 5 agosto, il dottor Benito è venuto, tanta gente viene, e la cosa bella è che ognuno poi vuole qualcosa di portarsi via. E negli occhi ho sempre visto, nelle persone, la forza di far rinascere la città di Roma e di amare più la nostra nazione, il nostro patrimonio culturale, spirituale e anche architettonico, perché io penso, come diceva lui, è il più grande, immenso, no? Cioè, dico, organismo. La prima città al mondo. No, ma Presidente Corradini, anche lei fa parte dell'organizzazione di questa nevicata a Roma, anche dal punto di vista della comunicazione. Beh, della promozione soprattutto e della partecipazione della gente, dei ragazzi, lei sempre presente dei disabili, alle attività interessanti degli di Roma, anziani, a livello internazionale far conoscere la città e compartecipare alla gioia di tutti, perché Roma è una città aperta in tutti i sensi, culturalmente. Uno che dice vengo, sono romano, non c'è bisogno di 7 generazioni, mi preoccupa che dice sono romano a 7 generazioni, che devi sottolineare. Sei romano perché sei aperto, sei altruista, sei solidale,
Chiedo scusa, architetto, cosa stanno mandando in onda in questo momento? Adesso quelle che sono le attività, delle sue attività? Cioè, le mie attività sono tutti i progetti che io ho realizzato sempre per amore della città di Roma, e lì c'è il Colosseo con il Tapirulan, Roma chiama New York, e questo è stato un simbolo per parecchi anni per la città, quando c'era l'assessore Renato Nicolini. Io ho sei progettazioni. Poi ho progettato un ascensore per il Marcarello, perché nella piazza del Campidoglio ho scoperto che nei sotterranei c'è uno spazio enorme, e per salvare l'opera ho inventato un ascensore che scende e lo porta giù, e noi possiamo vederlo quando c'è l'alto inquinamento, possiamo vederlo sotto, ma hanno scritto tanti giornali. Quante idee che mamma mia, sì. Vedi, è il tuo presidente Corradino, è proprio un suo è un vulcano, perché di quella vulcanicità pulita, per cui senza se, senza ma, senza ragionare, senza mettere gli additivi, è di una spontaneità esemplare. Quello che sente fa, come i veri artisti, perché la differenza tra un pittore e un artista è enorme. Il pittore dice bravo e si tira su, l'artista dice bravo e si arrabbia perché dice non è venuto come volevo io. Allora, lui è un artista, per cui dove c'è la richiesta di pulizia mentale di un'organizzazione che va al di fuori del piacere o del complimento, quello è l'artista e lui è un creativo proprio geniale per Roma. No, quindi è molto interessante, insomma, noi il 5 agosto rivedremo quello che 358 anni dopo la nascita di Cristo si è verificata la nevicata. Che poi è un fatto vero, storicamente è vero. Domanda di Pierino, mi permetto, si potrebbe fare una ripresa in qualche modo, partecipare alle spese vive, proprio per dare... Possiamo tentare una cosa del genere? Vediamo. No, qualche cosa faremo, troveremo, ci daremo da fare. Iniziamo col Messia di Handel, con la musica che apre l'architettura. Cioè, la facciata si avvicina, il cielo pure, le nuvole diventano barocche e evocano il miracolo della Madonna, che lei è presente, perché succedono delle cose bellissime. La piazza poi immagino sia strapiena, vero? Perché sempre strapiena. Lui è venuto, la gente tanta viene gente. E poi l'umiltà, che poi tutti mi vogliono salutare, io sono un po' timido. Nei disegni è tremendo. Più che umiltà, la semplicità della gente, cioè la vera forza della gente è la semplicità. Presidente Corradini, parliamo un po' del Parco della Solidarietà, che è l'iniziativa che in questo momento la sta occupando maggiormente, dando maggiori soddisfazioni. Quindi, dopo torniamo a parlare della neve, ma sì, parliamo del parco. I collegamenti sono simili, perché pure lui poi l'unica parteciperà. L'unica volta che viene fatto un monumento a un uomo e una donna insieme. È il primo monumento a un uomo e una donna al mondo, e che uomo e che donna. In questo momento di difficoltà italiane, meno male che nessuno dei due è italiano. Sono due personaggi che hanno dato la vita per la solidarietà, per la socialità, e non si sono vantati di nulla, sono andati avanti, e sono due personaggi internazionali, ben oltre la religione. Abbiamo fatto questa, la parola concorso impropria, partecipazione di artisti, che ci sarà una giuria ufficiale e una popolare. Abbiamo già oltre 200 adesioni di artisti da tutto il mondo, che rappresentano già ben 20 nazioni. Quindi questi bozzetti poi rimarranno di proprietà del comitato promotore, perché il monumento non vuole essere un monumento, ma parco. E parte dalla panchina dei nonnetti, parte dall'acqua, dai fiori, da una fontana, dal monumento e da un museo importante. Poi con tutte le cose, il viottolo che studieremo con l'architetto, come farlo, perché con le luci di sera, cose varie, come attrezzature. No, e lui è doppiamente, pronto, doppiamente impegnato. Grazie. Il sentiero dedicato a Papa Giovanni, un sentiero dedicato a Madre Teresa, e ci è venuto questi giorni un sentiero per un personaggio che è l'italiano più ricco del mondo, ma questo signore è stato Martinit, a 4 anni gli morì il papà, a 6 anni la mamma, e questo signore è un Martinit, questo signore si chiama Leonardo del Vecchio, e gli proporremo di fare un angolo dei Martinit, cioè dei bambini protagonisti, con queste due immagini gigantesche a livello internazionale, proprio per dare lo spazio sia ai nonnetti sulle panchine, i fiori, e sia ai bambini di tutti i lari che si sentano protagonisti. Il Parco della Solidarietà significa una zona, ovviamente, di verde, d'incontro,
con panchine, ci sarà magari un chiosco, certo, cose, sì, sì. E questo grande monumento che dovrà raffigurare Papa Giovanni e Madre Teresa. E Madre Teresa. Quindi stiamo andando avanti con questa attività, vero? Siamo molto avanti perché abbiamo eliminato da 2 anni che era partito, ma ci siamo, non dico fermati, un po' l'abbiamo atteso, poi siamo partiti eliminando subito la parola io, subito noi, certo. E con gli artisti protagonisti e entusiasti, addirittura degli artisti che hanno mandato un bozzetto in Creta e dopo 15 giorni uno mi chiede scusa, dottore, scusa, ho comprato il marmo di Carrara, posso... Per fare, cioè, per e non so, Natalia Zarkova, una dei più grandi artisti al mondo, ha fatto oltre 80 ritratti di cardinali, l'unica donna invitata al conclave da Giovanni Paolo II, che stravedeva per questa ragazza che è rimasta tra l'altro ortodossa, e proprio detto, no, ortodossa va bene, sei sempre cristiana. Era stata male giorni fa, l'ho cercato, meno male che mi hai chiamato, non trovo più gli appunti così, ti pare che io se non facevo questo mi sentivo male? È emozionante allora. E vedi di gente che chiede posso partecipare, certo la partecipazione è gratuita proprio e grazie della partecipazione. Quindi sta andando avanti il Parco della Solidarietà il 5 di agosto alle o la mattina a mezzogiorno oppure la sera c'è la celebrazione 22 in poi in piazza. Lei ci sarà sicuramente, Presidente. Come no? Dottore, lo sa che io ho fatto anche una scultura di ghiaccio, omaggio a Michelangelo, perché il Vasari ha detto che Michelangelo, più famoso, perché lui è nato a Caprese, a 18 anni, ha fatto una grande nevicata dove è nato a Caprese, e lui ha costruito un cavallo e una persona alata, di una bellezza unica. E ancora, lei l'ha rifatto con... Io l'ho rifatto e l'ho portato su in Campidoglio per i bambini. Una gioia perché omaggiando Michelangelo sulla piazza, allora veramente il destino porta a capire che le stelle poi indicano, no? Che noi artisti con l'umiltà dobbiamo seguire quello della creatività, perché se uno è creativo è artista, se non pittore non è quindi la allora, stessa cosa. In attesa del Parco della Solidarietà. In attesa del 5 di agosto prossimo, quando verrà, o a mezzogiorno, o dalle 9 alle 9:30 in poi in piazza. Un saluto, innanzitutto salutiamo il Presidente Benito Corradini, che sempre cortesemente viene qui alle nostre trasmissioni. Con gioia. E l'architetto Cesare Esposito, che è l'ideatore, nonché il realizzatore di questa nevicata a Roma. Con voi tutti, grazie per il cortese ascolto. Se proprio vi va di fare una bella passeggiata, il 5 agosto, piazza Santa Maria Maggiore, la mattina nella chiesa. A mezzanotte nevica, un fatto strano. Arrivederci, grazie. Grazie.